Nicola Tiozzo, dopo una partita incredibile, la Gasteiz si aggiudica il tie break per 15-13. Due palloni hanno decretato il vincitore questa sera. Le tue impressioni? Ah, le mie impressioni sono positive. C'è un po' di rammarico perché non l'abbiamo affrontato con questa testa qui, che secondo me è la testa giusta per affrontare queste partite nella nostra situazione, e ci abbiamo messo un po' a capirlo. E stasera è venuto fuori una bellissima partita, dispiace tanto, però dai, sono contento che almeno nel male siamo riusciti a far divertire anche una parte di nostro pubblico, e ci tenevamo tanto. E niente, dai, peccato, merito a Piacenza, perché fondamentalmente due partite la dominate, la terza abbiamo fatto una bella partita, quindi insomma. Merito vostro comunque questa sera, perché nelle partite precedenti probabilmente se aveste messo un po' meno pressione forse il ritmo Olimpia sarebbe emerso prima. Ma sì, ti ripeto, l'abbiamo portato con la testa giusta, sapevamo già dall'inizio che per vincere contro Piacenza si doveva servire bene e andare in battuta senza problemi, a braccio sciolto, no? Altrimenti con il livello di cambio palla si fa fatica a mantenere punto a punto, a fare dei break. Però insomma, dai, c'è un po' di rammarico, però dai, sono positivo anche stavolta. Sì, no, beh, stasera assolutamente a testa alta. Dispiace per le altre due partite, però insomma, dai, è stata una stagione lunghissima. Perché poi c'è anche da riassumere un pochino, dove noi abbiamo sempre mostrato di avere il carattere di uscire nei momenti difficili. Questa volta per inesperienza è stato troppo tardi, però comunque abbiamo dato il segnale ai nostri tifosi e siamo contenti dell'ambiente che abbiamo creato, di aver portato 2400 persone al Palagnelli, di aver fatto appassionare tantissime persone. Dispiace perché si vuole sempre vincere, noi ci abbiamo provato, però dai, ce li faremo. La battaglia del cuore è stata questa sera. Sì, ma anche per noi. Siamo contenti, però perdere non è mai bello, non è bello per nessuno. Che dobbiamo fare? Vabbè, dai, andrà meglio la prossima volta. Sì, per lo sport si vince, si perde. Questa volta, per un po' per inesperienza, abbiamo dato via un po' di occasioni e ci siamo giocati l'ultima partita. Usciamo a testa alta, dai.